Una disavventura del ciclista. Io ho F, buco, R, buco, R, E. Furore. Ciao, benvenuti al quarto vlog. Mamma mia. Guardate, Francesco oggi è molto stanco per un motivo non meglio specificato. Oggi non parteciperò molto, sono molto stanco. Beh, racconta cosa abbiamo fatto questa mattina, prima di tutto. Ho come la debolezza nelle membra. E? Sono molto stanco. Questa mattina, dico. Un'astenia. Ho un attacco di astenia. Che cos'è l'astenia? È una mancanza di forza nelle membra. Ma è vero? Non ci vedo. Se avessi studiato greco come me lo sapresti. Sì. Stamattina grande partita da tennis. Ha vinto Pierre 6-0, 6-0, ma ci sono delle basi da cui ripartire, considerato che io ho giocato a tennis, Però ci sono delle basi serie da cui partire. diciamo alla Wii, tendenzialmente. Ma eri un campione alla Wii. È Era un il gran campione. campione. No, non è neanche un campione, però. Ci hanno chiesto di fare una panoramica dei tizi dell'animazione. Se li conoscessimo ve la faremmo volentieri, la verità è che non ci abbiamo mai parlato. Però se non fare una panoramica Ah, estetica. sì, estetica. La bionda, deforme. La bionda è caruccia, però è un po' deforme nella testa. È molto alta. È molto alta. La mora, un po' un baccone. Amore, è proprio una vacca trucida. No, Giorgia, la ballerina. Quella di acqua, quella di acqua gym, diciamo ballerina acqua gym capo coreografa. Sì. Media, cioè secondo me c'ha un bel viso, però un po' chiattella, insomma, Poi, sì. bene. E poi abbiamo i tre maschi di cui io conosco, cioè mi ricordo solamente la faccia del capo C'è il capo animazione. animatore, Marco, Maurizio, Non ne ho vabbè, idea. non lo so. Classico simpatico con la cresta, altro 20 anni più grande di tutti gli altri animatori. Esatto, è un po' il Dylan di Beverly Hills. Sì, esatto, No, quindi. scusa, il Fonzie volevo dire, di Happy Il Days. Fonzie di Beverly Hills, quello che gli sparano in Esatto. macchina, poi ritorna nella quinta serie. E poi ci sono altri due maschi completamente identici, di Non è cui uno vero. però parla cantilenando, che lo odio. Proprio Ma hai parla. due pelati? Uno è Gigi, Gigi è un individuo unico, c'è stato presentato così Gigi. L'individuo. E poi c'è Cicigno. Gigi è Gigigno. Ah, Gigigno. Sì. E l'altro allora chi è? L'altro non si sa come si chiama, però a quanto pare è incaricato solo di fare le foto, quindi non è un vero membro E E poi poi c'è il membro fantasma dello è il staff, mio preferito. che il suo compito è stare il giorno a bordo piscina a guardare le persone così. E a rastrellare con una roba senza No, è punte. una cosa che serve per togliere l'acqua da bordo piscina. Esatto, è tipo il coso che usano, cioè, per lavare i vetri, ma grande e lo usa per A terra. togliere l'acqua a bordo piscina, cioè È come farsi la inutile. ceretta per le donne. Un giorno dopo siete di nuovo dei cespugli schifosi. Esatto. E poi di sera invece è incaricato di mettere le Il canzoni. fai il Fai il DJ, DJ. nessuno lo chiama per nome, fanno DJ anche un po' scocciati, Sì, tipo è vero. Ieri durante la serata finale in cui hanno fatto grandi pianti, grande momento di raccolta con i tizi dell'animazione, non è stato chiamato. No, si sono presentati tutti, tutti, ah, noi siamo il team Addio, degli ciao animatori, ragazzi. siamo pazzeschi, e Niente. invece il DJ è Il DJ è rimasto lì a disfare. rimasto lì un po' così. Povero, ci mamma Pomeriggio, mia. pomeriggio molto blando, pomeriggio non è successo niente di particolare. Oggi riflessione, Riflessione, molta scrittura. riflessione. Iniziava a sopraggiungere un po' di stanchezza nelle membra. La famosa stanchezza delle membra di Fra e dopo piscina in cui abbiamo capito che se Francesco potesse usare due braccia Se solo potessi usare entrambe le braccia riuscirei a fare delle verticali pazzesche, ma non non posso può perché perché deve non ho tapparsi mai il naso. imparato a non prendere acqua col naso. Però ha fatto una capriola all'indietro in acqua che a un certo punto sembrava uno di quei pupazzi dei crash test, come se l'avessero tirato dentro un secchio d'acqua e c'era questa. La verità è che quelle in avanti sono ormai il Sì, maestro quelle avanti gli sono incontrastato e venute. quelle indietro. Ma io ho fatto una verticale decente Ah, invece. sì, tu hai fatto diverso. Mazza. E oggi però non siamo stati degni dell'acqua gym, ma non è proprio venuta la tizia, non ci ha cagato di pezza. Io poi vorrei aprire una parentesi, perché Francesco sembra adesso così uno simpatico alla mano. La verità è che passa l'85% delle sue giornate a cantare, a canticchiare canzoni famose, storpiate,
in modo che ci riesca a inserirci la parola pene o ano. Come questo mi rende un individuo meno simpatico e alla mano. Perché a un certo punto, a un certo punto tu stai avendo i fatti tuoi e senti na 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 ni na la no na 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 pene. Cioè sì, la sono sì la Dante, la verità è che lui passa tutto il tempo a ridere, è solo geloso perché non riesce a fare altrettanto. Com'era ieri l'acqua Gigi? Ah, questa la dedico a Chiara e Maria, che so che ci seguono sempre. Non sarà un'acqua Gigi. Bellissimo. Un'acqua Gigi, e poi c'è sicuramente un pene a un certo punto. Bene, e abbiamo grande decisione. Domani faremo la nostra prima escursione. Sì, è vero. Quella a 10 minuti di macchina da qua. Esatto, una cosa deve essere molto blanda. Tipo un giro del parcheggio. Ma che per caso ci sta il pranzo al sacco? Se no siamo nei fottuti. Sicuramente. Ma domani mattina presto andiamo a fare spesa. Spesa. Invece stasera tardi, benza. Mm-hmm. Ah, non abbiamo detto che ieri a Cavallese grande notte, grande, cioè grande vita a Cavallese di sera. C'erano addirittura due locali aperti. Due. Poi c'è un tipo in smoking bianco e in shorts bianchi. È uno smoking bianco e i pantaloni un bianchi. Tipo pazzesco, che ci ha seguito da un locale all'altro, tra l'altro. Penso di ma perché in realtà tiravamo un casino di gnocca noi, quindi esatto, lui andavamo lui veniva dietro la gnocca che veniva dietro a noi. Esatto, ci siamo fatti due mojito a 14 euro. Vabbè, standard. Standard, purtroppo. Però a Cavallese uno si aspetta il costo della vita, cioè. E non facevano il Long Island soprattutto, sì. Non c'è stato modo di prendere il Long Island, però uno strudel molto buono. Quanto mi ha fatto pagare? 4 euro? Lo strudel 3, lo strudel 3. Beh, ma vabbè, no, dai, lo strudel lo fanno bene solo da qualche poche parti al mondo. Vabbè, questa è un'informazione completamente tirata fuori dal cilindro. Vabbè, niente, quindi oggi chiusa così, stasera se facciamo pesto e poi tonno, e vedremo come vale la tradizione ligure, esatto, e poi vedremo un altro film come al nostro solito. Ieri abbiamo visto il film di Yattaman, che io consiglio, è fatto molto bene, cioè era molto simile al cartone. Ma, cioè, se l'alternativa a cenare in silenzio con la vostra famiglia che odiate è meglio guardarsi Batman, è meglio guardarsi Batman. Ma se non avete Batman, guardatevi Yattaman. Ciao.